Un nuovo metodo, quello del profilo antocianico, per garantire la tracciabilità del Sangiovese nella produzione di Brunello di Montalcino. Quali sono le linee guida di questo vostro studio? Sono abbastanza semplici, è il risultato di un lavoro che è cominciato già nel 2008, che ha riguardato analisi di un totale di oltre 400 campioni, che ha permesso di mettere a punto una metodica che permette di analizzare l'insieme dei pigmenti del vino, non solo i 15 presenti naturalmente nell'uva che sono oggetto degli studi soliti, ma di allargare lo studio a 90 pigmenti. Di questi, diciamo che oltre 50 sono presenti quasi regolarmente nei vini come oggetto dell'invecchiamento. Questo ci ha permesso di avere adesso un metodo validato che è in corso di utilizzo sistematico in collaborazione con il Consorzio, che ha analizzato la quasi totalità dei campioni del commercio 2007 e ci sta permettendo, credo primi al mondo, di mettere a punto un metodo che arriverà a mettere in evidenza ogni possibile non corrispondenza varietale che abbia un minimo significato quantitativo.